Salve a tutti, siamo qui a Repubblica.it e oggi abbiamo l'onore di ospitare uno dei più grandi scrittori noir viventi, che è Don Thank you, it's a Winslow, pleasure to be very welcome, che sta facendo un piccolo tour qui in Italia per il suo nuovo libro che è Missing New York, questo romanzo che ha una nuova saga e tratta un tema molto toccante e agghiacciante anche, che è quello della scomparsa dei più piccoli, bambini, teenager. Secondo l'FBI questi sono 500.000 su 600.000 persone scomparse in totale nel 2012. Quindi vorrei cominciare a chiedere a Don Winslow perché questa volta ha scelto di iniziare questa nuova saga su questo tema molto difficile, molto delicato e estremamente attuale. It is a highly sensitive issue. Perché si tratta di un tema veramente molto delicato, che ha una forte carica emotiva, è un tema molto importante, e quindi ho voluto portare il lettore a fare un viaggio insieme al mio nuovo personaggio, il detective Frank Decker. Naturalmente, quella della ricerca è la forma più pura della storia del poliziesco, del giallo, ma è ancora più importante perché non c'è questione più importante e più agghiacciante, come diceva lei, dei bambini scomparsi. I think that journalism can give facts and fiction can tell truth. Il giornalismo è in grado di raccontarci i fatti, ma io credo che la narrativa è lì per dirci una verità. Quindi ho voluto usare lo strumento, il registro della narrativa per arrivare alla verità emotiva che c'è dietro queste vicende così fosche, perché mi è consentito da narratore immaginare ciò che pensa e ciò che sente, ciò che prova la gente, le persone che sono coinvolte in queste vicende, cercare di dargli una voce, ma dal più intimo, dal più profondo. C'è stato un caso singolo, cioè particolare, che l'ha convinta ad affrontare definitivamente questo tema? Purtroppo sì, ci sono stati diversi grossi casi negli Stati Uniti d'America di bambini scomparsi. Dico una sola cifra, nel 2013 di casi che più o meno rassomigliano a quello che tratto io in questo mio libro Missing New York, ce ne sono stati 119. In passato io mi sono dedicato all'attività di investigatore, ho avuto a che fare non con casi di bambini scomparsi, di adolescenti. Ho anche lavorato su un caso di assassinio di un minore, di un bambino, nella stessa città, che fa da sfondo alla prima parte di questo libro, e ho lavorato in molti casi di abusi sessuali contro bambini. Quindi, se vogliamo dir così, questo libro era lì che mi aspettava da un pezzo. So, in some ways, I think this book's been waiting for me for a long time. I think my first responsibility to the reader is to write a good, exciting story with strong characters. Il mio primo dovere nei confronti del mio lettore, della mia lettrice, è scrivere una storia valida, che sia vincente e che abbia dei personaggi ben scritti, forti, che prendono. E sono sicuro che il mio Frank Decker, il nuovo investigatore e il protagonista di questa nuova serie, è un personaggio che ai lettori piacerà frequentare e ritrovare. Se in più riesco anche ad affrontare da questa visuale una vicenda così importante per noi, per la società, come quella dei bambini scomparsi, tanto meglio. La seconda parte del titolo, New York, l'ha scelto perché appunto è la sua città natale o per qualche altro motivo? That was definitely part of it, you know. È sicuramente uno dei motivi per il fatto di esserci nato, di averci vissuto e averci esercitato anche come investigatore privato. Ho conservato tanti contatti, tante conoscenze a New York. Questi sono tutti fattori importanti. In più, quando scrivi questo tipo di libri, ma credo qualsiasi libro, vuoi comunque da scrittore collocare, ambientare le tue vicende in un luogo che ti è familiare e nel quale quindi sei in grado di attrarre il lettore o la lettrice. Having said that, I didn't want to write about the New York that I knew. Ci ho detto, naturalmente non potevo ambientare il mio libro, che è un libro contemporaneo, nella New York che ho conosciuto io, bensì nella città che New York è attualmente. Quindi per me è stato importante tornare, percorrere le strade che batte Frank Tucker nella sua ricerca e recarmi nei luoghi dove lui si ferma, per riuscire a mostrarla, a farla vedere al lettore attraverso un occhio fresco. Lei ha fatto un sacco di lavori, dal perito all'investigatore, prima di diventare effettivamente scrittore. I always wanted to be a writer.
Io in realtà ho sempre desiderato, fin da piccolo, diventare scrittore. Mio padre era un gran lettore e un gran raccontatore di storie. Mia madre addirittura faceva la bibliotecaria, cioè vivevamo in una casa piena di libri e per libri per noi erano proprio sacri. E guarda un po', ci siamo io e mia sorella anche lei, è una romanziera di professione, quindi si vede che c'era un po' nel sangue. È quello che ho sempre desiderato fare. Il punto è questo, se uno vuole diventare medico, vai all'università, ma per diventare scrittore che fai? Non c'è nessuno che ti mette il timbro, no? Il visto, approvato, sei uno scrittore. Quindi per guadagnarmi da vivere ho dovuto fare un sacco di lavori diversi prima di poter dire, ecco, questo è il mio vero lavoro, il mio lavoro principale, è la mia occupazione, questo sono io. E per mia grande fortuna ce l'ho fatta e quindi ho un'enorme gratitudine, riconoscenza. I feel so grateful. Questo libro parla appunto della scomparsa di due bimbe, Hayley, 5 anni, poi c'è un'altra bimba che scompare, che si chiama Brittany, che muore quasi subito per mano di un serial killer. Ed è una storia molto avvincente, fino alla fine tiene il lettore incollato. Scompaiono queste due bimbe e si percepisce anche una sorta di razzismo. C'è la mamma di Hayley che dice la mia bimba è nera, le indagini non saranno così accurate come per l'altra. In America abbiamo visto il caso Ferguson. Dopo 6 anni di Obama, un presidente nero, c'è ancora razzismo in America? È migliorata la situazione? First of all, I would say that racism is not a uniquely American phenomenon. Yeah. Naturalmente devo dire che il razzismo non è un fenomeno esclusivamente degli Stati Uniti. È vero che gli Stati Uniti hanno una storia molto tormentata per quanto riguarda le relazioni, i rapporti fra le razze, che risale al 1600, quando è iniziata nel nostro paese, diciamo, la schiavitù dei neri. Personalmente penso che abbiamo fatto enormi progressi su questo terreno e inoltre penso che l'elezione di Barack Obama nel 2008 abbia rappresentato un grande punto di svolta nella storia degli Stati Uniti, che forse non è pienamente compreso quanto sia profondo l'influenza, gli effetti dell'elezione di Obama, ma comunque sia, è evidente che su questo terreno gli Stati Uniti hanno ancora molta strada da fare. Sono gli ultimi 2 anni di Obama, anche perché non si può ricandidare, come sappiamo, dopo 2 mandati consecutivi. È finito un sogno, un'era, quindi come sarà la nuova America, secondo Don Winslow? I'm very optimistic. Io sono molto ottimista. E guardi che forse potremmo anche dire che non siamo di fronte alla fine dell'amministrazione Obama, perché quello è un uomo veramente capace. E quindi credo che sarà in grado di trovare un modo per far pesare ancora il suo influsso sulla società. E comunque, come dicevo prima, le conquiste che ha fatto Obama non sono sufficientemente apprezzate in giro per il mondo. Ma dicevo che io sono molto ottimista per il futuro dell'America, perché vedo l'emergere di una nuova cultura, è un fatto generazionale e me lo confermano i numerosi sondaggi, perché io le seguo queste cose. Quindi non sono affatto pessimista. È ovvio, non sono stato contento dei risultati delle recenti elezioni di metà mandato, però non lo considero la fine di un sogno, lo considero soltanto un inciampo, un sobbalzo, un ciottolo lungo la strada. Culture, cioè che tipo di cultura nuova? Yeah, certainly. Let me break it down for you. Un minimo di analisi per temi. Primo tema, le relazioni razziali. I dati sulla demografia, le statistiche demografiche degli Stati Uniti ci dicono che tra 20 e 30 anni il nostro paese sarà tutto marrone, va bene? E per me questa è una buona cosa. Dalle parti dove abitiamo noi, a San Diego, ormai non c'è un, diciamo, etnia dominante, per così dire. Sulla spiaggia vai a fare una passeggiata, vedi gente di tutti i colori, di tutti i generi, e sa che cosa vi dico? Che vivono tutti bene insieme, gli uni con gli altri. Secondo terreno di analisi, rapporti di genere. Penso che oramai stiamo assistendo alla sempre più vasta legittimazione dell'empowerment delle donne negli Stati Uniti d'America. Se legge il mio libro si accorge che alcuni dei personaggi più forti, più decisi, sono donne. Non possiamo più noi scrittori di noir scrivere nei nostri libri i personaggi femminili così come erano ai tempi di Chandler. Non possiamo più e non vogliamo più, perché le donne americane
americane sono cambiate, hanno fatto un sacco di strada, e qua lei vede che la migliore poliziotta e la procuratrice distrettuale e tante altre sono donne, e questo è un fatto, non si torna indietro. Un'altra cosa dalla quale credo non si torna indietro sono i diritti delle persone omosessuali. Le conquiste che sono state fatte negli ultimi 5 anni, a mio modo di vedere, sono grandissime. È chiaro che i tempi non sono mai abbastanza brevi per gli diretti interessati, cioè per i gay, ma nell'opinione pubblica ormai la lite, la disputa sui diritti dei gay, il matrimonio gay, è finita, si è esaurita, perché oramai i passi avanti sono consolidati. E quindi su tutti questi aspetti culturali e tanti altri, uno per tutti, l'opinione degli americani sulla riforma dell'assistenza sanitaria che ha introdotto Obama, la cosiddetta Obamacare, una grande percentuale pensa che funzioni, ma su tanti altri temi che riguardano la vita quotidiana delle persone, l'utilizzo delle tecnologie, la creazione di piccole imprese, diciamo autogestite, ci sono dei passi avanti enormi che secondo me sono ormai lì per restare, cioè non si torna più indietro. Io li giudico positivi. Don Winslow è uno scrittore veramente sul campo, perché ha scritto moltissimo di narcos, droga nei suoi vecchi libri, pensiamo per esempio alle belve, appunto. E quindi lui è una persona che va sempre sul campo. Per quanto riguarda, ecco, il tema appunto droga, narcotraffico, lui dice anche questa sempre maggiore legalizzazione delle droghe leggere. È la strada giusta per combattere questa piaga? It's definitely in the right direction. Io penso che sicuramente la direzione giusta è quella di una maggiore legalizzazione. Ogni qualvolta si è cercato di usare, diciamo, la polizia e l'esercito come principali strumenti per cercare una soluzione al problema del traffico di droga, non ha mai funzionato. La cosiddetta guerra alla droga ormai va avanti da circa 40 anni, e che cosa abbiamo come effetto? Che la droga, anzi le droghe veramente, sono più abbondanti, più a buon mercato e più potenti di quanto siano mai state prima. Io non sto cercando di deprecare in nessun modo il lavoro di quei coraggiosi e di quelle coraggiose che si sono impegnate nella guerra contro la droga. So it's a step in the right direction. Penso che la legalizzazione sia un passo nella direzione giusta, è ancora troppo presto per fare, diciamo, un bilancio conclusivo. Per esempio, laddove è stata legalizzata la marijuana, le cose sembrano funzionare molto meglio. E io penso che noi, parlo per gli Stati Uniti naturalmente, non possiamo più permetterci di buttare, bruciare miliardi di dollari e anche tante vite umane in questa guerra. Perché guardi agli effetti, in questi ultimi 10 anni in Messico dalle 60 alle 80 mila persone sono morte per violenze in qualche maniera legate al traffico di droga. È da stupidi parlare del problema della droga in Messico. Il problema della droga è negli Stati Uniti, come anche in Italia, come in Francia, come in Germania. È un problema che ci riguarda tutti quanti. Allora, questi miliardi di dollari che abbiamo investito in questi decenni di guerra contro la droga cosiddetta andrebbero piuttosto riversati nel trattamento e nell'istruzione. Ragazzi, costa molto di meno mandare una persona a scuola che tenerla chiusa dentro una cella pagando tutte le spese. Allora penso veramente che questi soldi vadano meglio impiegati, con un'idea in mente. Parte di questi soldi dovrebbero essere utilizzati per pagare poliziotti e investigatori che si mettono alla ricerca dei bambini scomparsi. What would happen if we canceled the war on drugs tomorrow? Chiedo, che cosa succederebbe se noi facessimo punto e la finissimo con questa cosiddetta guerra alla droga domani? Togliessimo i soldi dal finanziamento di questi squadroni di gente armata che fa opera di pattugliamento, di sorveglianza dall'alto, dei confini, delle frontiere, eccetera, con il risultato che poi abbiamo negli Stati Uniti, torno a dire, un maschio nero su 3. Tra l'età di 18 anni e l'età di 30 anni in galera, che cosa succederebbe? Potremmo investire queste risorse nella ricerca dei bambini scomparsi, così che non avremo più un uomo solo, come nel mio libro, che si incarica per suo senso di responsabilità di questa ricerca. In America abbiamo degli ottimi dipartimenti di polizia e degli ottimi poliziotti e investigatori. Il problema è che le nostre priorità non stanno al posto giusto. Rimettiamole al posto giusto. Sorry, police would rather do that work.
Aggiungo che se vai a chiedere ai poliziotti, ma preferirebbero di gran lunga impegnarsi per questo tipo di lavoro piuttosto che andare a fare la cosiddetta guerra alla droga, preferiscono. Lei appunto, come dicevo, è uno scrittore sul campo che molto spesso racconta quello che ha realmente visto. C'è mai stato un momento in cui ha veramente rischiato la vita per scrivere un libro? No, I don't think so. No, non credo, guardi. Semmai saranno i giornalisti o i miei colleghi scrittori messicani che non soltanto la rischiano la vita ma la perdono quando vanno a affrontare certe faccende. Gli eroi sono loro. Io me ne sto seduto in relativa sicurezza in incolumità negli Stati Uniti e sono un romanziere, quindi sì, mi è capitato qualche volta di andare in qualche posto un po', insomma, un po' pericoloso, dove non sai esattamente che cosa ti può succedere. Mi è capitato di arrampicarmi sulla pendice di una collina e costeggiando il confine USA-Messico, dove passava un veicolo del corpo che si occupa dei pattugliamenti alle frontiere e i narcotrafficanti dall'altra parte gli stavano sparando addosso, ma insomma niente di veramente rischioso, lo ripeto, l'eroe non